bilancio di previsione a San Giovanni Valdarno, quali sono i punti più importanti e salienti, a cominciare proprio anche dalla Tares? Ma allora, intanto questo bilancio è redatto con una grande incertezza, che è quella di quali saranno le entrate, perché sia sulla Tares che sull'IMU che sul fondo di solidarietà intercomunale abbiamo delle grosse incertezze. Uno perché il Ministero non ha fatto i conti sul fondo e l'altro perché il Governo ha detto che rimetterà a mano a settembre alla normativa sia sulla Tares che sull'IMU. Quindi l'impressione è che alla fine dell'anno dovremo modificare sostanzialmente alcune poste significative sulle entrate. La nostra grande attenzione però in questo bilancio è data nel versante delle spese correnti al sociale. Noi abbiamo destinato molte delle risorse a quegli interventi perché la domanda sta crescendo, siamo in una fase in cui c'è un'emergenza sfratti, ci sono emergenze che riguardano i minori, la povertà anche di tante famiglie del nostro territorio. Dall'altra parte gli investimenti legati agli interventi manutentivi. C'è bisogno di fare manutenzione, ci sono le strade da fare interventi sul manto, ci sono i marciapiedi da ristrutturare, ci sono i giardini da tenere in ordine, quindi non potevamo fare altro che prevedere una priorità sugli interventi di manutenzione. Poi naturalmente sugli investimenti ci sono tutta un'altra serie di progetti che sono stati, diciamo così, rivisti in questi anni e che hanno trovato anche finanziamenti che poi verranno realizzati. Però la priorità, ripeto, è sugli investimenti manutentivi perché è una cosa di cui San Giovanni ha un estremo bisogno.